chicken picking on five steel strings. Some bluegrass mix with some rock and roll. Motel R&B and backwoods soul. The bass drum kicks and away we go. Sounds like an angel shining down. A small piece of heaven in an outskirt town. Where all the folks start gathering round to hear me play my country sound. I hope you like it, it's a song I wrote. Oggi una bellissima giornata di festa con tanti trattori qui presenti ad Oglianico. Sono sempre trattori d'epoca, di una volta, eh? E adesso fanno la manifestazione della rottura qui a Oglianico. Un modo per riscoprire le tradizioni? Sì, per forza, eh? Robe vecchie, eh? Le tradizioni vecchie di una volta. Mi è stato detto che lei ha vissuto una vita in mezzo ai trattori? Sì, da 52. Prima avevamo i cavalli, poi col trattore, poi continuavamo trebbia e non trebbia e sempre avanti, finché un bel giorno lasciamo tutto. Un lavoro pesante ma anche una passione. Sì, pesante sì, però la passione fino a un modo, purtroppo è così la vita. È già da giovane che non, mi hanno insegnato a lavorare e continuiamo finché uno va in quell'altro mondo. Oggi qua ci sono diversi trattori di diverse epoche. Sì, diverse epoche, di quelli vecchi, proprio ancora del 47 magari, dei primi proprio. Adesso hanno cambiato il mondo, macchine nuove e tutto il resto, queste sono più da insomma, d'epoca e fanno queste manifestazioni tutto il mondo, via, per dire. È una soddisfazione che si ha, no? Perché io lo faccio ancora adesso sto lavoro, però come dice lui ho incominciato del 52 anch'io, ho visto l'evoluzione dei macchinari, è una passione che si ha, poi è una malattia che attacca, no? Io gliel'ho attaccata a mio figlio, lui ha molti trattori d'epoca, vecchi, non ce l'ha qua perché sono roba più piccolina, però e poi mi piace proprio anche partecipare, no? Sentire, parlare, perché noi più che altro con i giovani un po' meno perché è un'altra generazione, ma noi che abbiamo più o meno penso di avere la stessa età e per poter parlare delle nostre storie passate, perché i giovani quelle cose lì non le sanno, no? Capito com'è? È proprio una passione, perché oggi è venuto qua ad Oglianico, da Ivrea. Ma io vado un po' dappertutto, no? Mi piace, poi ho passato una vita sui trattori, perciò è una cosa che no, mi attira e mi piace.